Ciao a tutti ragazzi e bentornati al canale di Coco Channel. Innanzitutto grazie per il supporto che mi date tutti i giorni. Oggi volevo presentare un nuovo prodotto. Voi mi direte: ma perché in bagno? Occorre essere in bagno. Allora, vi mostro subito. È un prodotto sbiancante a basso costo. Voi direte: se ti fidi? Beh, io mi sono fidato per voi. Ho fatto la prova e vi posso dire che vi garantisco che funziona davvero. Certo, la durata. Comunque, vi posso dire che questo dipende da voi, no? Se come me bevete tanti caffè al giorno, fumate sigarette, queste cose qua, insomma, macchiano i denti e quindi magari dovete usarlo più spesso. Comunque, verifichiamo subito cosa c'è dentro. Tutto sigillato, come potete vedere. Abbiamo un tester, il colore dei vostri denti, iniziale, e poi abbiamo il nostro manuale che ci spiega come utilizzarlo. Un minimo di illustrazione c'è anche, quindi comunque ve lo spiego io perché dopo aver fatto tanti tentativi, insomma, ho capito come utilizzarlo. Allora, innanzitutto il tester si usa così. Andiamo a avvicinare i denti per capire il colore o la nostra gradazione. Io direi che siamo sul circa 6, 6, 7, forse anche 5. Va bene. Vediamo cos'altro c'è dentro. Quella, tanta roba. Allora, abbiamo le nostre siringhine di gel, che vi garantisco che dovrebbe essere una decina, ma vi garantisco che durano tanto perché, come si dice, non mi occorre metterne tanto, quindi. Abbiamo le nostre dentiere, attenzione. Le mie sono già modellate, poi vi spiegherò come fare le vostre. Altre siringhe di gel, la seconda dentiera dalla parte sotto. Attenzione. Allora, abbiamo i tappini per sigillare le nostre siringhine di gel quando abbiamo finito, che poi si può utilizzare veramente anche le loro stesse, che ci sono già. Quindi, queste salviettine sono delle a base di vitamina. Servono per preparare all'inizio la gengiva e il dente stesso, no? Per evitare, diciamo, l'irritazione delle gengive e così via. Allora, vediamo subito come si utilizza. Innanzitutto vi ricordo che la mia è già modellata, infatti all'inizio non la troverete in questa forma qua, ma bensì sarà liscia e ci sarà anche una gommina qua sporgente, poi andrà modellata, diciamo. Si prende un pentolino di acqua calda a 100 gradi, quindi la facciamo bollire, si spegne il fuoco e a un certo punto si mette a raffreddare l'acqua e nel frattempo si mette dentro questa dentiera, diciamo. Vedrete subito che incomincia a ritirarsi per il calore, diventa molto molto malleabile, no? Quindi la prendiamo, la mettiamo nei denti e la facciamo aderire in questa maniera. Andando a formare proprio la forma dei nostri denti. Detto ciò, si prende e si lascia raffreddare subito appena finita la modellazione per 10 secondi, si infila dentro un bicchiere di acqua fredda, in modo tale da renderla un po' più rigida, in modo tale che non cambia la forma. Anche se noi la mettiamo, la leviamo, la forma rimane quella. Ok? Stessa cosa con l'altra, che servirà per fare il palato di sotto. Ok. Fatto ciò, prendiamo una salviettina. Detto ciò, vi ho appoggiato lì così almeno avrò a disposizione di tutte e due le mani la vitamina. L'apriamo e troviamo una specie di piccola salviettina bagnata. Particolarità che abbiamo il nostro spazietto per infilare il dito. E voilà. Ok?
Con questo dovreste passarlo tra le gengive e i denti, in modo tale che faccia un pochettino da protezione per evitare irritazioni. Quindi ta ta ta, così, e così via, anche all'interno, ok? Procediamo subito. Prendiamo subito il nostro pezzo di sopra, la nostra dentiera, prendiamo un gel, si apre facendolo ruotare e loro consigliano di metterne proprio poco di gel, ossia dove vediamo la forma dei denti. Pressa poco, queste sono diciamo le dosi dei piccoli cumuletti, no? Quindi la mettiamo. Ah, un piccolo consiglio. Quando fate queste operazioni qua, ossia quando aspetterete l'agire per 20 minuti di questo prodotto qua, di questo gel, sbauscerete da paura. Quindi magari vi consiglio di farlo in bagno vicino a un lavandino o avere comunque l'asciugamano a portata di mano. Quindi fate voi, gestitevi la cosa. Però vi assicuro che è veramente bestiale, eh? Quindi si mette uno, la parte di sotto ovviamente, tutti e due insieme. Dopodiché c'è una luce, vi faccio vedere prima di operare perché sennò poi non riesco a parlare. Questa luce qua, che adesso la mia è un po' scarica, comunque è ultravioletti, vedete, fa la luce blu. Ovviamente quando è carica diciamo è molto più forte. Questa andrà poi messa in bocca e appoggiata il più possibile ai denti, quindi alle due dentiere. In questa maniera qua. E va tenuta per intera durata dei 20 minuti praticamente. Ciò diciamo che serve a rendere più veloce il trattamento. Ok, un'ultima cosa, partiamo. Questo è il colore, abbiamo detto che circa è la gradazione 5-6. Nel frattempo che lo faccio, alla fine verificheremo se è cambiato qualcosa. Io già vi posso dire che l'ho provato e credetemi che cambia veramente. A dopo. Allora, ok, ci siamo, fatto ciò. Allora, ovviamente sono passati i nostri 20 minuti. Come potete vedere già, la differenza è palese. Allora, passati i 20 minuti, dicono di lavare i denti, ovviamente con lo spazzolino o il dentifricio normale, per poter levare qualsiasi tipo di residuo nel nostro gel. Allora, quello che vi posso dire, quando mettete in bocca il gel già sentite una freschezza in bocca che è anche piacevole. Detto ciò, il risultato dopo il trattamento di 20 minuti è questo. Andiamo a vedere. Abbiamo detto che prima era circa sul 5-6. Già arrivati 2 punti in meno, circa sul 4. Quindi, come potete notare, il risultato è abbastanza efficace e soprattutto molto veloce. Il trattamento va fatto, loro consigliano almeno non più di 2 volte a settimana, 20 minuti la prima volta per abituare anche un po' lo smalto e tutto, e fino a 40-45 minuti, le volte successive non di più perché andrebbe a rovinare sì lo smalto dei denti. Quindi entro quel limite lì siamo tranquilli. Ovviamente troverete sempre i link qua sotto nell'elenco per acquistare appunto questo prodotto qua che mi è piaciuto molto e gli do un voto 7. Poi come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un like se vi è piaciuto questo video e commentate se avete bisogno di risposte. D'accordo, è tutto, alla prossima!